Jonathan Binotto. Vieri di prima a cercare ancora Seedorf, quindi Di Biagio verso l'olandese che fa correre la palla. Vieri, la palla sul sinistro, dentro e gol. Il gol di Vieri al sesto minuto, il primo gol di Vieri al Santiago Bernabeu. Dopo sei minuti la manovra tutta in profondità e arrivano i fischi da parte del pubblico del Santiago Bernabeu. Grandissima combinazione che ha messo in moto Vieri, passaggio in verticale, Vieri si è presentato da solo davanti a Casillas, Seedorf, vediamo, palla centrale e ancora una volta la difesa del Real colpevolmente aperta, né Geremi né Hierro chiudono e Vieri riesce così, dopo il passaggio di Seedorf, a controllare con tranquillità, aspettare l'uscita di Casillas, alza la testa, lo guarda e lo batte. Clamoroso lo sbarione difensivo, come possiamo vedere, della difesa del Real, molto aperta, i due centrali sono allargati, nessuno dei due va su Vieri, che con un passaggio, con un smarcamento verticale riesce a infilarli. A tal proposito Salgado, lezioso il Real, Maraul lì in agguato, tiene palla dentro per Makelele, calcio di rigore. L'intervento di Guti, che forse non l'ha toccato, e il Real guadagna il rigore. Rivediamo, perché io ho avuto la sensazione che Guti non lo toccasse, ma vediamo, Sì, però devo dirti che è stato un intervento secondo me intempestivo, perché il giocatore si stava avvicinando verso la linea del fondo e poteva anche non intervenire, ma accompagnarlo tranquillamente verso la linea del fondo raddoppiandolo. E la stanchezza anche, che probabilmente annebbia le idee. Makelele ha causato il calcio di rigore e naturalmente sul dischetto Fernando Hierro contro Toldo, incoraggiato dal pubblico del Santiago Bernabeu, con Seedorf alle spalle di Hierro che cerca di indirizzare il proprio portiere. Vediamo se ci riesce. Oh, la palla da una parte e Toldo dall'altra, l'esultanza di Hierro e la rabbia di Toldo. Il pareggio del Real al 35esimo. Rivediamo la conclusione di Fernando Hierro, forte, angolata, nulla da fare per il portiere della Nazionale. In caso di parità, un supplemento di calcio di rigore per stabilire il vincitore della 35esima edizione del trofeo Santiago Bernabeu. Seedorf potrebbe cercare la porta. Tante soluzioni, anche il tocco e tiro di Biagio. Certo. Vediamo. Sono convinto che se Seedorf riesce a scavare la palla sopra la barriera, anche per me, Casillas non vede niente. Parte Adriano, sinistro, gol, incredibile, il sinistro del 19enne brasiliano e c'è festa sulla panchina nero-azzurra, festeggiato adesso, vedete, da tutti i compagni increduli per questa botta incredibile, un fulmine di Adriano Leite Ribeiro che conferma ciò di quel buono che si è detto di lui e questa sera ne consacra, direi, le aspirazioni. Un sinistro incredibile, Iker Casillas non vede il pallone. Saremo su